Buonasera, sono Elisa Cannistraci e nel seguente video vi mostrerò come funziona l'applicazione ClassMarker. ClassMarker è un'applicazione web che permette sia di creare dei quiz e dei test da sottoporre ad altre persone, sia di compilarne qualcuno creato da qualche altro utente. Dalla sua schermata home è possibile capire come funziona l'applicazione cliccando su Take a Tour. Successivamente, nella sezione Overview, è possibile visualizzare un video pubblicato su YouTube nella quale viene spiegato in lingua inglese gli scopi e i funzionamenti generali dell'applicazione. Cliccando per esempio su Quiz Setting, è possibile avere accesso a una prova di come strutturare l'aspetto tecnico del test e delle relative domande. È importante sottolineare che per utilizzare questa applicazione e quindi creare test o compilarne qualcuno è necessaria e obbligatoria la registrazione al sito. Per registrarsi basta cliccare su Register Free. A questo punto bisognerà scegliere innanzitutto lo scopo per il quale bisogna registrarsi, quindi se bisogna compilare un quiz o un test oppure crearne qualcuno. Successivamente bisogna scegliere se lo scopo della creazione è per uso business oppure per un uso educativo. Allora si avrà accesso al modulo per la compilazione delle credenziali. Una volta essere entrati, si avrà accesso alla propria dashboard. Da qui è possibile, attraverso un menu situato tutto sulla destra, avere accesso sia alla lista completa di tutti i test che sono stati creati, sia di tutte le domande che sono state scritte e di tutti i test, i file che sono stati condivisi tra tutti i test che sono stati creati, le certificazioni ottenute, i risultati, i temi fondamentali dei test e le statistiche. Per creare un test basta cliccare su Create a Test. Successivamente verrà chiesto di dare un nome, un titolo al test che bisogna creare e cliccare su Start Adding Questions. A questo punto, una volta che compare la seguente schermata, sarà possibile visualizzare immediatamente il numero di domande che sono state scritte nel seguente test. E per aggiungerne qualcuno basta cliccare su Fixed Questions e Add New. Successivamente è possibile scegliere il tipo di domanda, la modalità delle domande che bisogna scrivere, quindi domande a scelte multiple, vero o falso, domande a risposta aperta, eccetera, e così via, in maniera tale da poterle editare come meglio si crede. Per assegnare un test esistono due diverse modalità, in gruppo o in link, e bisognerà cliccare su Assign. A questo punto bisognerà scegliere quale delle due modalità utilizzare. Nella modalità in group, ogni membro avrà la possibilità di accedere al test attraverso la propria email ed una password privata, mentre attraverso la modalità in link i membri accederanno all'email attraverso un link univoco ed una password che deciderà il creatore del test. Spero che questa spiegazione vi sia stata utile e che possiate creare numerosi test e quiz con questa applicazione. Grazie, arrivederci.